mettono nei cartoni e poi li lasciano nel trampolino la mattina. Ma la sigaretta è andata fatta. Quindi non è bruciato. Vabbè, in ogni caso ci fanno dei tanto sui filippini. Un giorno lei vive in questo appartamento, vive qui. Però così, però io ho detto 450, io ho sentito, però non è sicuro per io. Però mio paesano, mio cugino, lui lo sa. Come è arrivato qui? Chi le ha detto di venire qui? Io è già venuto, non è detto con nessuno, però io già prima Fido Messina. Ero venuto qua a cercare lavoro, così. Con quante persone abita qui dentro in questo? Quello sempre per... io ho sentito 4 persone, però loro... Si vive male perché io trovo che ci siano delle ingiustizie e sono in difesa. Non sono difesa, devo subire. Che ingiustizie ci sono, signora? Ingiustizie che non vengono puniti quello che devono essere puniti, che sono violenti con me, a parole oppure a fatti. Oggi hanno sgomberato. Sì, hanno sgomberato oggi, ma non so la verità, intanto io non so che quando finiranno e tante cose che io non so, non so se le saprò. Ma il problema qui, signora, sono gli abusivi? Io non sono abusiva, io sono stata notificata quando sono venuta qua, io sono registrata. Mi dico il problema invece è che ci sono tanti abusivi? Io, che siano abusivi, sì, ce ne sono non so quanti, però qui c'è gente anche che fa paura, c'erano persone che fanno paura. Perché paura? Perché sono persone che si sostano tutta la notte sulle scale, non si sa chi sono, sì, nei corridoi, apro la porta, mi trovo questi qua davanti che non so chi sono, cosa vogliono, cose così, insomma. Lei ha paura? Sì, non c'è difesa, e ho ragione, credo, eh. Si chiama Glauber.